ai tanti servizi di prevenzione che oggi non ci sono. E vorrei ricordare che abbiamo una rete di farmacie comunali estesa dappertutto, ma della telepresa sta per tutto e fa parte di questo modello di business. Noi possiamo pagare come amministrazione una parte di questi servizi. L'istruzione si può fare anche in modo molto diverso, non necessariamente a quel punto in un luogo fisso. Reggio Emilia, che è un comune con cui discutiamo, ad esempio, sta già sperimentando la costruzione condivisa dei luoghi testi. Quando hai questi strumenti, perché deve essere sperimentato? E perché un ragazzo di un pedestrino di San Pietro in Volto, di Murano, deve metterci una vita per arrivare ad una scuola superiore o a un'università quando avendo 20 o 100 mega a disposizione a quei altri suoi servizi? Terzo e ultimo esempio. Telepresence, Cisco, cambia, può cambiare radicalmente il sistema di mobilità. Non è più obbligatorio in un luogo sempre 20 mega di banda, certo, necessita fibra ottica, assolutamente. Ma c'è di più questo, che è in gran parte dovuto al fatto che tutti insieme alla stessa ora, per fare un lavoro che potremmo fare a casa, non è il futuro, è ciò che ha se ne parla. Perché tutti parlano di banda larga, non è mai chiaro dove va a parlare. No, quando hai banda larga fai queste cose. Perché ormai la tecnologia c'è tutta. Non è che fosse un giorno, no, la tecnologia c'è tutta. I vagoni ci sono tutti, cosa manca? Noi abbiamo una parte di rotaia, ma per fare questi discorsi ambiziosi non ho le risorse per finanziare le rotaie. Ho bisogno di un rapporto con una condizione, neutralità della rete, perché la priorità degli accessi a cittadinanza digitale, per questo sono un cultore della neutralità della rete. Come capite, ho alzato la sanità e quelli che lavorano con me, che pensavano che il 3 luglio, bene o male, ormai avevano finito la loro avventura, devono cominciare a pensare che dobbiamo un po' riconsiderare. Grazie. Più grosse erano fornite direttamente da
esterna providers interessati, dico, Parigi ha cominciato a parlare tra la Défense e la Bourse nei primi, a metà degli anni 90, Londra si è cavata da solo, ma l'unica città europea che ha investito molto per cavarsi negli anni 90 è stata Stoccolma, ma lo hanno fatto non in funzione dei servizi, anche per quello, ma soprattutto in funzione dello sviluppo economico. Quindi volevo capire meglio se adesso avete anche altri esempi e sempre un ritorno sui costi, scusate. Europea della cultura, nel senso che c'era un